Nella mia ricerca di film brutti da recensire, come probabilmente già sapete, ho capito che i russi sono i detentori della classifica della bruttezza cinematografica. Ho trovato diversi titoli di film brutti tutti russi e al quinto tentativo ho scovato questo film perché gli altri, stento a crederlo, non sono riuscito a trovarli. Qualche russologo mi corregga se sbaglio. Il titolo del film, Я вас всех убью, traduce, credo, Vi ucciderò tutti. Questo film, infatti, come si può intuire, è classificato come drama horror thriller. Un titolo banale quanto banale la storia. Ora, ho dovuto ovviamente guardarlo in russo e quindi ho capito circa il 10%. Ma sostanzialmente la storia è di un maniaco che uccide tutti in un bosco. Il signor Elgar Bogunov è regista, scrittore e interprete di questa cosa brutta, affiancato da una certa Crowley Black, che per la metà del tempo, mentre lui fa monologhi su un tono solo, lei fa la scema, sbadiglia, cerca di dargli fastidio ridacchiando. In alcuni punti c'è addirittura lui che dice, Google Translate alla mano, non ridere. Io non so esattamente se volevano essere presi sul serio, ma la storia è probabilmente la cosa meno schifosa di questo film. Per quanto io non conosca una mazza di russo, si riesce perfettamente a capire i momenti in cui stanno recitando dalle parti per così dire improvvisate, semplicemente perché le parti recitate sono di una lentezza e di una monotonia straripante, che ovviamente si acuisce quando non hai idea di cosa stanno dicendo. C'è una scena che dura 15 minuti, in cui loro per tutto il tempo sono in piedi davanti alla telecamera a parlare, e credo che i personaggi raccontino la storia della loro vita o qualcosa del genere. Le riprese sono brutte. Mi spiego. Probabilmente il tutto è stato girato con un'unica telecamera, di quelle che regalano con i gratta e vinci i distributori di benzina. Mi sembra possibile che nelle scene in cui ci sono entrambi gli interpreti sia stato usato un treppiede, ma nelle altre è palese che ognuno riprenda l'altro. Non credo ci sia voluto un gran software per l'unica scena di computer grafica, in cui compare un elicottero fatto al computer veramente tremendo. Inoltre il film è stato palesemente girato tutto nello stesso giorno, perché gli attori hanno indosso sempre gli stessi vestiti o quasi, nonostante interpretino un totale di almeno 6 personaggi diversi, alcuni anche di dubbia utilità. Costo per il film? Allora qui secondo me c'è stato un grossissimo errore di valutazione. Leggo che la stima dei costi è stata di circa 12.000 rubli, che equivalgono più o meno a 177 euro e qualcosa. Onestamente con meno della metà credo che si potesse girare, interpretare e montare meglio. Concluderei con una chicca. Possiamo dire che questo film sia un vero e proprio film di merda. Ci sono la bellezza di 7 scene in cui qualcuno evacua. E per scene intendo che ci sono stati dei veri e propri primi piani con tanto di mosche. Ora avrei proprio bisogno di uno spuntino. Io lo so che la curiosità vi uccide e mi sembra giusto condividere con voi queste gioie. Per cui posso anche dirvi che trovate questo film molto facilmente anche su YouTube. Direi che come primo film dopo il periodo Razzie Award non potevano esserci di migliori. Vi aspetto ancora per scoprire insieme il mondo brutto dei film fatti male. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!